Bene, buon pomeriggio cari amici, ovviamente andate a recuperare il mio video di auguri di Natale, questo Natale 2020, ma ora per questo video approfittiamo di questi giorni di pausa, da studi, cose per magari dedicarci a vari hobby, presenti in questo video i risultati delle premiazioni dei i migliori del 2020 in casa WWE Slammy Awards. Iniziamo subito la lista andando a nominare chi è stata la superstar dell'anno 2020 in WWE. È stato il Chosen One Drew McIntyre, che possiamo dire ad occhi chiusi o a dormiveglia, come preferite, che veramente ha fatto di tutto e di più. L'unico peccato che non è stata né colpa sua né colpa di altri atleti o di, lo sappiamo, è il Covid, il suo regno da campione, che non è stato solo uno, ma adesso è al secondo di regno da campione. WWE purtroppo è senza pubblico in carne ed ossa, ma sì, ora c'è col Thunderdome, ma non è la stessa cosa. Drew McIntyre, che oltre a Superstar dell'anno ha avuto il premio come Superstar maschile dell'anno, invece abbigliamento da ring dell'anno è andato al New Day, che ci sorprendono sempre. Ritorno dell'anno, beh, anch'io sono pienamente d'accordo, parliamo della Rated Superstar, la Superstar vietate minori, Edge, con il suo fantastico ritorno alla Royal Rumble, che almeno lì il pubblico stava, quello vero. Poi sappiamo tutti che da prima di WrestleMania qualcosa è cambiato. Musical Performance of the Year non poteva andare che al menestrello malinconico Elias, che però la federazione sta tentando di riproporlo in una maniera leggermente diversa, con anche un compare di supporto. Poi il Most Creative titolo 24/7 dell'anno è andato a Drew Gulak, qui vedo scritto in Janitor Outfit, forse una cosa di abbigliamento. Rivalità dell'anno, ovviamente, Edge contro Randy Orton, i due sappiamo si sono affrontati per ben 2 volte in questo 2020, ovvero a WrestleMania e a Backlash. Sappiamo che al momento è infortunato Edge, magari sta recuperando, anzi la federazione ha postato sul suo canale YouTube di riferimento il match contro Randy Orton del 2005 della Royal Rumble. Chissà se è un segnale per il ritorno di Edge, magari di nuovo alla Royal Rumble oppure prima della Royal Rumble, staremo a vedere. Poi Superstar femminile dell'anno, premio andato a Sasha Banks. Social media Superstar dell'anno, Bayley. Trash Talker of the Year, ovvero coloro che diciamo hanno fatto questi sproloqui qui, Lacey Evans e Art Business. Ma Lacey Evans, insomma, non so se essere di pari idea con Art Business, sì, sicuro. Poi WWE Network documentario dell'anno, ovviamente non poteva che essere Undertaker The Last Ride. Poi la celebrità dell'anno appassa quest'anno in WWE Rob Gronkowski, ovviamente prima di WrestleMania, WrestleMania. Double Cross of the Year, Bayley attacca Sasha Banks. Arbitro dell'anno Charlie Robinson. Momento dell'anno l'addio di Undertaker, che come abbiamo detto già per il doppio regno di Drew McIntyre, WWE senza pubblico, anche l'addio di Undertaker è stato un po', diciamo,
No, che sia passato in sordina, però senza pubblico non è la stessa cosa. Tag team dell'anno, gli Street Profits, d'accordissimo. Qui match dell'anno, ovviamente, non c'era scelta più azzeccatissima. Il Boneyard match, che è stato l'ultimo in ordine cronologico, tra il becchino di Undertaker e AJ Styles a WrestleMania 36. Quindi, che dire? Queste scelte sicuramente sono condivisibili, opinabili, quello che vogliamo. Ovviamente, come ho detto anche nel video degli auguri natalizi, speriamo, per quanto riguarda che sia il wrestling o la pallavolo, il bar, tutte le discipline spettacolo, sportive, agonistiche, dilettantistiche, professionistiche, che il pubblico possa tornare, magari non un 100% di capienza, ma un 30, un 40% di capienza, perché lo sport, l'intrattenimento ha bisogno del pubblico. Quindi queste scelte, se sono state di vostro piacere, spero di sì. Magari se avete seguito ieri lo Slammy Awards su YouTube, sui vari social media della WWE, spero siate rimasti contenti. Quindi noi ci vediamo per le prossime occasioni. Questi erano i vincitori degli Slammy Awards. Ultimissima cosa, giustamente un fan ha chiesto a Roman Reigns perché non ha ricevuto alcun premio. E Roman Reigns di tutta risposta ha detto che non ne ha bisogno, vista la sua imponenza in questo periodo. Bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao!